ma insomma non è polemica, no, è un modo per avere un supporto anche dalla base. E, come sapete, allora, noi abbiamo l'EcoSacco, il sacco rosso per il secco, le attività professionali, uffici, imprese, eccetera, hanno il sacco blu per il secco, sacchi più grandi, eccetera. Però è sempre secco, ok? Ci sono, noi nei dati preliminari che abbiamo visto da CEM, abbiamo visto che se c'è stata una campagna informativa per i cittadini, stesso quando abbiamo distribuito l'EcoSacco, tanti hanno detto ma io ce n'ho ancora rimasti, invece per attività cosiddette speciali, questa cosa qui non c'è. Questa campagna informativa forse non c'è stata, anche lì è mio intendimento provarci. Le cose più eclatanti con cui ho avuto a che fare sono le scuole che dovrebbero insegnare in qualche modo i comportamenti nella vita, le scuole sono tra le peggiori, poi dopo si rimpallano perché naturalmente presidi e insegnanti dicono ma è colpa della società che del bidello, non so chi fa la società, vabbè, non mi interessa, però ci sono certe attività, ripeto, le scuole sicuramente, dove rifiuto secco, che cosa c'è? La penna, cosa c'è di altro di rifiuto secco in una scuola? Ditemi voi. Non so, cioè carta, la bottiglietta di plastica, sperando che le scuole le aboliscono perché l'acqua è comunque buona, e non lo so, cosa c'è di altro. Quindi le scuole devono produrre quasi zero. E allora prima di andare nelle scuole, allora mi sono detto, ma il mio comune che fa? Questo qua è davanti a me, proprio, no? Davanti al mio ufficio. E se uno guarda dentro questi sacchi blu, ci sono le bottiglie di plastica, a volte delle bucce di mandarino, di banana, in comune. Non mi piace molto. Comunque, ripeto, io ho cercato di fare questo, ma allora sono abitudini, però non è che dobbiamo stare qua a demonizzare tutto, no? Ci mancherebbe. Però io sto cercando di portare questa cosa, proviamo a cambiare un attimo. Intanto è un gesto automatico. Allora, torniamo sempre al discorso dei cestini, che uno ha le manie. Però se uno non ha il cestino indifferenziato sotto la scrivania, prima di prendere una cosa e buttarla lì, ci pensa su un attimo. Negli uffici nostri che cosa si produce di rifiuto? Carta, fino a che non arriverà la dematerializzazione famosa, però si produce carta. Quindi il cestino ammissibile in un ufficio per me è il cestino per la carta. Ci sono anche dei bei cestini che abbiamo dentro fatti in cartone della carta. Poi fare quindi io ho scritto questo l'ho detto. Uno o più contenitori a sola carta per un ufficio, un contenitore del secco indifferenziato e o del multipack per piano. Quindi se uno proprio ha qualcosa, si alza dalla sua sedia, che tanto per andare al caffè o per si alzerebbe comunque. E poi mi attacco. Comunque la raccolta dei mozziconi con le spegne sigarette, perché poi questa qui, cioè, però io faccio riferimento, questo qui è simbolico del palazzo comunale, no? Ma evidentemente può essere replicato in qualsiasi ufficio questa cosa qua, per cui anche l'altro tipico rifiuto da ufficio è la sigaretta, il mozzicone sigaretta, quello da proprio, quindi avere la possibilità di un contenitore per la raccolta di questo. Poi adesso magari prendiamo anche la sua proposta, perché comunque anche in città devono essere presenti questi come li chiamiamo,
questi cosi per il sigaretto, per il mozzicone. Quindi io qua, insomma, ho detto c'è il ruolo del dipendente, ma il ruolo anche dell'operatore, questo varrà soprattutto per le scuole, no? Anche l'operatore poi deve essere lui capace di, perché è lui che va a raccogliere le cose, quindi in qualche modo dice all'ufficio che non rispetta le situazioni differenziare meglio. Deve essere quindi educato l'operatore, così come l'operatore di CEM, non sono più gli operatori che gli dici di andare da qui a lì, ma un minimo educati, istruiti, e facciano loro educazione ambientale, e penso che dobbiamo pretenderlo anche da loro. E quindi mi hanno messo anche un decalogo, insomma, per i dipendenti comunali, che può valere come simbolo per i vari uffici. Questo scusa, è un'altra iniziativa. Il mercato? Il mercato è, un problema serio. È tutto insieme. Luglio, agosto e settembre. Il mercato ne parleremo adesso, okay. Come sa.